Benvenuti all'appuntamento con il servizio di informazione settimanale TV Web della Polizia di Stato. L'operazione Mare Nostrum, partita il 18 ottobre scorso, ha il compito di rafforzare il controllo in mare e migliorare le capacità di soccorso dei migranti in difficoltà. A bordo delle navi della Marina Militare ci sono anche colleghi degli uffici immigrazione della Polizia Scientifica. Abbiamo intervistato telefonicamente uno di loro. Siamo in collegamento telefonico con Giovanni De Iulis, della Polizia Scientifica, impegnato nell'operazione Mare Nostrum. Giovanni, dove vi trovate in questo momento? Allora, siamo qui sulla nave San Marco, della Marina Militare, e siamo fermi praticamente in rada di fronte all'isola di Lampedusa. Il tempo è ottimo. Come si svolge la vita a bordo delle navi? Allora, la giornata inizia alle ore 7, gli altoparaggi vengono annunciati per qui dall'inter personale, che non è impiegato nei servizi di bordo. Poi nell'arco della giornata si scopre che l'inter personale componente, diciamo, l'equipaggio, è organizzato in modo impeccabile a svolgere i nuovi compiti assegnati. Poi nel nostro caso, se la marina si accetta dei barconi, migranti e quanto è, e una volta riportano a bordo, il nostro compito è quello di effettuare il fotosegnalamento delle persone. Com'è il rapporto col personale della marina? Dunque, l'unico personale a bordo, a partire dal comandante fino all'ultimo marinaio, ci hanno accolto come se fossimo parte di loro. Abbiamo subito organizzato sia con i marinai che con il personale del battaglione San Marco. Un rapporto ottimo e fantastico. Si sono verificati momenti di tensione durante il servizio di soccorso e identificazione dei migranti? No, non si sono mai verificati momenti di tensione, anche perché le persone che vengono soccorse vengono da noi con speranza dopo un viaggio di disperazione. Dall'analisi dei residui di polvere da sparo, dai bossoli, dalle ferite della vittima, gli esperti della sezione indagini balistiche della Polizia Scientifica sono in grado di verificare l'effettiva presenza di un sospetto sulla scena del crimine. Sentiamo. Dottor Boffi, qual è il suo lavoro e quello dei suoi collaboratori? Noi ci occupiamo della balistica classica, quindi caratterizzazione, classificazione delle armi da fuoco, comparazioni tra reperti balistici e test effettuati con le armi in sequestro, anche analisi e ricerca dei residui dello sparo, nonché la ricostruzione delle traiettorie e delle dinamiche all'interno di una scena del crimine, dove per traiettorie noi non intendiamo soltanto traiettorie di proiettili esplosi con armi da fuoco, ma sassi lanciati, tracce di sangue, vetri frantumati, qualsiasi cosa che viene proiettata all'interno di una scena del crimine. La tecnologia è molto importante nel vostro lavoro. Nel settore della balistica, certamente la nuova banca dati IBIS, che acquisisce le immagini in tre dimensioni, è un'evoluzione assolutamente rilevante. Ci troviamo proprio nella sala dedicata a questa nuova banca dati, che è stata installata da poco presso il Servizio Polizia Scientifica ed è la prima in Italia con questa nuova tecnologia. L'acquisire le immagini dei bossoli, dei proiettili in tre dimensioni, questo sì che migliora in maniera sostanziale e determinante la capacità della banca dati di ritrovare eventuali correlazioni all'interno delle decine di migliaia di immagini. Quindi, rimanendo nel settore della balistica, questo è certamente una delle innovazioni tecnologiche più importanti. Ed eccoci alla rubrica La foto della settimana. Anche i cavalli della polizia, alla fine della loro carriera, vanno a riposo. A Palermo, ad andare in pensione per sopraggiunti limiti di età, è timoniere. Potrà essere adottato da poliziotti appartenenti all'amministrazione civile dell'interno o da associazioni che tutelano i diritti degli animali o addette all'ipoterapia. Arrivederci al prossimo appuntamento con la TV Web della Polizia di Stato.